Gli portarono un uomo che era sordomuto e lo pregarono di porre le mani sopra di lui. Allora Gesù lo prese da parte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli occhi, sputò e gli toccò la lingua con la saliva. Poi alzò gli occhi al cielo, fece un sospiro e disse a quell'uomo: «Effatà», che significa «apriti». Subito le sue orecchie si aprirono e la sua lingua si sciolse ed egli si mise a parlare molto bene. Soffermiamoci su questo termine, apriti, effatà. Il Vangelo ci conduce a una parola nuova, anche se antica di 2000 anni, è un invito all'apertura, al desiderio di incontro e di relazione. Un invito che si oppone al mondo di vivere basato sul proprio io, che isola l'uomo rendendolo piccolo e solo. Un invito che si oppone a un mondo di vivere consumistico e dettato dalle leggi dei potenti. Apriti, è un invito all'ascolto della parola di Dio, alla ricerca della sua voce, degli effetti belli e brutti della nostra vita. È un invito al credere alla bontà del Signore. È un invito al credere alla bontà del prossimo. È un invito a comunicare al mondo la bontà del Signore. È un invito a non avere un cuore chiuso e arido. È un invito vero per la nostra vita. È un invito non facile, ma necessario dopo il dramma Covid. Una guerra dove ci siamo rinchiusi, increduli, impauriti, stanchi nelle nostre case. Una guerra dove molti fratelli, soprattutto i nostri nonni, non si sono spenti in totale solitudine, ma hanno trovato una mano amica, la mano di uomini e donne, spesso operatori sanitari, capaci di credere e testimoniare la bontà di Dio. Sono tante le occasioni presentate dai quattro Vangeli dove Gesù guarisce stando a fianco degli ultimi. Ma in questo brano è particolarmente interessante soffermarsi sul miracolo che permette ad un orecchio chiuso di aprirsi all'ascolto della voce di Dio e da una lingua balbuziente di sciogliersi per parlare di incontro e salvezza, abbandonando un linguaggio distruttivo, pettegolo e maligno. Fratello, apri il tuo cuore a Dio.